Negazione. Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 12 luglio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Contraddizioni facilmente superabili. Le contraddizioni messe in gioco da Giove sono ben poca cosa per voi abituati a polemizzare con tutto e con tutti, portando avanti i vostri discorsi rivoluzionari contro il parere dei benpensanti. A rendervi così agguerriti però è la mancanza di pecunia, e ben si sa, dalle esperienze delle precedenti rivoluzioni. Quando un popolo arriva alla canna del gas si arma e si rivolta. A suscitare i primi moti però, sempre gli intellettuali del vostro calibro, pensate alla carboneria, o alle sommosse ottocentesche messe in campo da San Torre di Santa Rosa. Se c'è un pioniere dello zodiaco questo siete voi, anche se oggi caldo e stanchezza offuscano un po' la vostra innata verve. Difficile non andar d'accordo con Venere dolce anche all'opposizione e col piccolo Mercurio che l'ha raggiunta proprio oggi, ecco come mai contrariamente al solito oggi trovate un punto d'incontro. La mediazione di cui parlano tutti al giorno d'oggi non la realizza mai nessuno. SMS e telefonate in arrivo, anche da persone che non si sentono da tempo, provate a non cadere in qualche trappola. Qualcuno potrebbe essere interessato solo ad un vostro aiuto. Siate più rilassati e fate bene ogni cosa, portate a termine ciò che avete intrapreso e non curatevi del giudizio degli altri. Ostacoli. Ti sentirai contrariato, frenato. Vai al teatro o al cinema. Giorno ideale per chiarire malintesi. Energie basse. Non stancarti. Se avete qualche dubbio circa il vostro passato, mettelo da parte. Ora avete l'opportunità di costruire un futuro sicuramente migliore. Moderate l'intransigenza e fate in modo da essere più tolleranti, soprattutto con colleghi ed amici, molte persone si allontanano proprio a motivo della vostra rigidità. Dal passato ritorna una vecchia conoscenza che potrebbe essere cambiata. Cerca di essere cauta. Recuperate il tempo perso e sforzatevi di costruire su solide basi e non sulla sabbia. Le nostalgie potrebbero mettere sabbia sotto i vostri progetti e farvi perdere tempo prezioso. Ogni giorno è una corsa verso la risoluzione delle cose, almeno quelle più urgenti, anche se, svegliandovi di mattina vi sembra non dover mai risolvere tutti i problemi. Oggi vi sentirete come sotto attacco e la vostra proverbiale pazienza potrebbe venire meno. Cacciate via dubbi e incertezze e lavorate su voi stessi per ritrovare un equilibrio che potreste perdere facilmente. Nettuno nel segno dei pesci si trova in orbita positiva col vostro segno e vi promette una giornata di mezza estate abbastanza vivace e stimolante a tutti i livelli e se siete nati della terza decade. Il pianeta della fantasia e dell'energia creativa, della capacità di inserirsi espansivamente nella realtà, vi predispone, però anche ad agire sulla base del vostro temperamento idealista. Fate attenzione agli eventi che toccano la sfera del sociale e del rapporto con il prossimo. Notizie così così per voi dall'universo con la luna malmostosa in toro, abbracciata al vostro astro guida Urano entrambi in quadratura. All'opposizione invece c'è Venere che dallo specchio vi guarda con aria di sfida, invitandovi a fare qualche acquisto in saldo. Impossibile precisano Saturno e Nettuno in seconda casa, con i conti già in rosso per effetto di Marte. A meno che, con Mercurio passato in Leone, qualche buon affare all'orizzonte non arrivi anche per voi. Intanto mettetevi di buzz buono e lavorate, il Sole nel settore lavorativo, smanioso di spedirvi in vacanza, vi ricorda tutti i vostri doveri e gli impegni presi prima delle ferie. Rimboccatevi le maniche, datevi da fare. Amore ed Eros. Tutto bene in coppia, si parla molto, ci si sorride, ci si prende amabilmente in giro, diversamente vanno le cose con la famiglia d'origine o con quella acquisita dove qualcosa da ridire e qualche grana da sfangare arriva puntualmente come il pane quotidiano sulla tavola. Un gruppo di pianeti dispettoso dal segno nemico. Amatissimo del toro potrebbe creare equivoci senza che nessuno di voi nella coppia se ne accorga. Avrete modo di aggiustare,
non solo con la vostra diplomazia, ma usando anche tutta la vostra affettività più altruistica e devota, una contrarietà che si era creata tra voi e la persona che avete accanto. Ora che la questione è ritornata chiara e in ordine, proiettatevi con il vostro amore verso promettenti iniziative future. Lavoro e denaro. Conclude la giornata ostacolato però da vari imprevisti, pochi soldi da spendere, varie grane da risolvere e magari anche un guasto domestico da tamponare subito, chiaramente non a costo zero. L'unica speranza la riponete in un affare goloso che sembra deporre sfacciatamente a vostro favore. E allora firmate subito quel contratto, prima che lo faccia qualcuno soffiandovi il posto. Plutone e Nettuno spianano i vostri passi e vi consentono di arrivare in alto, se solo lo vorrete e se sarete capaci di non curarvi delle difficoltà correnti. Sarete i beniamini del vostro capo e ve lo siete guadagnato con la vostra competenza, il rigore, la costanza. Benessere. Focus sul benessere, lo specchio rimanda un'immagine sana, allegra e vitale, ma sotto sotto qualche magagna c'è, quantomeno prodotta dal caldo che vi sfianca rendendovi irritabili. Notti insonni tra zapping e zanzare mentre uno stato infiammatorio, finora silente, si rende manifesto. Colpa del meteo africano e del ciclone bruciante, sputa fiamme come il famoso mangiafuoco di Pinocchio. Per lei, innamoratesi e per giunta di un nababbo. Davvero imbarazzante, oltre che disdicevole, per un segno ribelle del vostro calibro ma al cuor non si comanda ... I guai incominceranno quando il bel mondo vi taccerà di essere delle cacciatrici di bigliettoni. Ma voi mirate al suo fascino e alla sua intelligenza. Per lui, cervello fino e mani d'oro, ecco perché siete così gettonati, sapete fare di tutto in casa e ne sapete più dei libri ... Succede, quando si nasce pazzi e geniali come Michelangelo. Colore delle emozioni, lilla. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 6. Finanze, 4. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.